di Aiello si è parlato tanto la settimana scorsa, che era quella sanremese, dai meme circolati ovunque alle performance sul palco, questa grande emozione, ma in prima persona tu come l'hai vissuta? Che bilancio fai? Guarda, oggi un bilancio strapositivo. Qualche giorno fa avrei avuto ovviamente delle tinte alterne, no? Un'altalenanza di vibes. Da un lato sempre molto positivo perché leggevo delle cose bellissime su quanto la canzone avesse emozionato, su quanto avesse emozionato anche la mia performance della prima serata, che è stata sicuramente imperfetta e sicuramente, come dire, non gestita con grande lucidità. Però al tempo stesso poi c'erano i meme che all'inizio ovviamente mi hanno fatto sorridere perché trovavo simpatici, poi ovviamente alla simpatia autentica del meme si è accodato il barcone degli haters che ha provato a buttare un po' di bad vibes su quella che era in realtà una performance imperfetta, di grande emotività, di grande emozione su un pezzo strapieno di dolore. Quindi se sorridi il primo giorno io sorrido insieme a te. Se provi a insistere il secondo, io non partecipo più. E quindi va bene così. Però la cosa più bella è che tutte le persone, anche quelle che hanno sorriso il primo giorno della situazione, dalla seconda serata hanno cominciato a chiedermi scusa per non aver capito. E in realtà, al di là che nessuno deve chiedermi scusa, per me la cosa più bella è che oggi il pezzo è nei cuori di tutti, è nelle playlist delle persone. Questo è il regalo ed è l'obiettivo di Sanremo. Il resto è un grande circo. Noi veniamo da 2 anni, scusa, da un anno di grande restrizione, di grande privazione emotiva, carnale, fisica. Eravamo senza pubblico davanti, eravamo mascherati tutti i giorni, eravamo tutti quanti chiusi in delle stanze di hotel. Quindi non è stato un Sanremo semplice. Da spettatore io ho sempre visto tutti gli anni, anche da parte dei giganti, delle imperfezioni che io ho trovato in realtà le ho sempre trovate particolarmente poetiche ed empatiche, cioè il fatto di vedere un gigante con 10 tour alle spalle che va lì ed è imperfetto, è un po' calante, un po' crescente. Io dicevo grazie a Dio che esistono questi artisti, no? Perché vuol dire che c'è emozione. Poi non è un live quel palco è Sanremo, è una cosa a parte, non è il tuo concerto, non è un concerto qualsiasi, è il palco di Sanremo. Che è un'altra storia. Quindi mi ha sorpreso quando in realtà quello che secondo me è un valore aggiunto, anche nella sua imperfezione, potesse stimolare delle osservazioni o delle, come dire, delle critiche negative proprio su tutto. E in realtà però è così. Siamo arrivati lì con una serie di limitazioni e di mancanze importanti. Noi abbiamo bisogno di cantare con la gente, io ho bisogno di vedere le facce delle persone, non dei seggiolini rossi.